Sono arrivati poco dopo le 17 al municipio di Pescara il leader della Lega Matteo Salvini e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ad attenderli la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Dopo essere entrati separatamente nel palazzo si sono per un attimo appartati in sala giunta. Ad attenderli stampa ed esponenti del centrodestra abruzzese nella sala consigliare gremita per la conferenza stampa a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Abruzzo Marco Marsiglio. Io spero che gli abruzzesi vogliano un governo coeso, un governo frutto di un patto con i cittadini e non di un contratto tra partiti. Spero sia di buon auspicio anche per la nazione, augurandomi che ci sia un nuovo governo che condivida i valori fondamentali e si presentino assieme alle elezioni, ha detto Giorgia Meloni. Sono contento di quello che riusciremo a dare in quello che è competenza della regione, sanità, infrastruttura, pesca e agricoltura, invece ha affermato il vice premier Matteo Salvini. Ho questa terra nel cuore, è una terra molto più bella di quanto possa pensare chi non la conosce. Da lunedì servirà una regione aperta e che premia il merito e non chi è l'amico dell'amico. A conclusione della conferenza stampa, poi l'intervento di Silvio Berlusconi. Promesso al nostro Marco che tornerò almeno una volta al mese per sedermi vicino a lui e vicino ai suoi collaboratori e per mandare avanti, anche con l'apporto di una certa mia esperienza data l'età che ho, avrete anche il mio supporto nel lavoro una volta al mese, almeno per i primi 6 mesi e almeno una volta al mese, ogni 2 mesi, nei secondi 6 mesi. C'è un programma preciso. Questo programma è stato già ordinato per tempi di intervento. Io, se può valere, ma è la richiesta di Marco, sarò a suo fianco nei primi 12 mesi, con ormai l'esperienza che mi deriva da una vita di oltre 50 anni di lavoro, noi insieme faremo tornare l'Abruzzo ad essere la prima regione, la regione più ricca del Sud, non soltanto la regione più bella e più verde.